digitalizzazione del processo amministrativo diventa una sorta di ufficio di collocamento indistinto per categorie assolutamente eterogenee, mortificando il principio di parità di accesso al lavoro e soprattutto la specializzazione. Chi più di me sa quanto c'è bisogno nel pianeta giustizia di apporti, di logistica, di assunzioni? Ma non è questo il criterio per avere delle buone assunzioni ed avere un buon contributo. Diciamocelo chiaramente, si fa passare per proroga quella che invece è un'assunzione di personale che con la giustizia non c'ha niente a che spartire. Ha ragione il collega Sarro e mi sembra che quantomeno questo metodo vada chiaramente enunciato e non ci si possa trincerare dietro invece un'applicazione di principi che mi sembra non c'entri assolutamente niente con questo provvedimento. Mi sembra che la genialità sia davvero spettacolare. A titolo personale il deputato Palazzotto. Presidente, solo per chiedere conferma, ma credo che l'onorevole Ferraresi nel suo intervento avesse detto che ritirava l'emendamento, quindi non capisco se stiamo discutendo ancora un emendamento ritirato o se lo dobbiamo mettere in votazione. Questo veramente non avevo capito se era un artificio retorico o se era davvero stato ritirato l'emendamento. Onorevole Colletti, si riferisce al suo intervento? Se ci può dire se la mettiamo in votazione oppure se lei ha ritirato l'emendamento. Io pensavo che fosse una. Bene, allora, essendo ritirato l'emendamento, non abbiamo altro che andare all'emendamento 1.13 Ferraresi. C'è nessuno che chiede di intervenire? No, lo metto in votazione con il parere contrario di Commissione e Governo. È aperta la votazione. Di Lello.